Benvenuti sul canale di Love66. In questo video sto partecipando a un mio altro concorso che si intitola Raccontare una storia di Cavalli Forever, il quale vi racconterò la storia di come è nato il mio maneggio e dei miei cavalli. Spero che questo video vi piaccia, vi auguriamo una buona visione. Il mio maneggio nacque nel 2010 e i primi cavalli ad arrivare fu Hidalgo e poi arrivai io, il quale fondammo un grande maneggio insieme a Tom e al mio cavallo che adesso stanno preparando, quindi arriverà e vi farò fare il giro del maneggio raccontandovi tutta la storia. Intanto aspettiamo. Vi presento l'altro mio cavallo. Lui è Zafir ed è il mio campione di dressage della mia scuderia Fantasy Equini. È un bravissimo cavallo, davvero, ha vinto un casino di premi. Diciamo che in questi tempi comincia a fare un po' arrabbiare, ma credo che sia normale visto il tempo. Intanto vi faccio vedere anche tutti gli altri cavalli. Ok, il mio cavallo è pronto. Ora si parte e vi faccio fare il tour della mia scuderia, in quale vi racconterò tutta la storia. Intanto, prima di partire, vi presento il mio cavallo. Lui è Racing Star, un campione di salto ostacoli, un lipizzano, un cavallo fantastico, che la sua vita fu molto semplice. Quella di Hidalgo invece è stata una vita un po' più diversa. Lui ha vissuto in mezzo a un branco di cavalli selvaggi, fin quando non, il suo branco non fu catturato da un branco di umani, il quale io salvai soltanto, riuscì a salvare soltanto lui. Lui invece, il mio cavallo è stato comprato in un allevamento di lipizzani, ed era già un grande campione, aveva già vinto dei premi già da lì ed adesso continua a vincere per noi, per il nostro maneggio. Bene, adesso vi farò fare il tour. Sapete, io amo molti cavalli e non avendo box sufficienti dove metterli, ci è toccato metterli così. Adesso ve li farò vedere. Ecco, qui come potete vedere abbiamo tutti i nostri cavalli. Abbiamo deciso di chiamarla Fantasy Equini la scuderia perché avevamo questi cavalli, unicorni e Pegasi. Quindi abbiamo deciso di dargli quel nome lì. Andiamo avanti. Qui se vedrete dei buchi vuoti è perché in questo momento i cavalli sono fuori. Quindi non ci sono. Bene, bene, bene. Andiamo in zona dei pony. Questa è tutta zona pony. Ecco qui le nostre due più grandi allieve che adesso stanno andando a partecipare a fare la loro lezione di equitazione. Giusto ragazze? Sì, è vero, è vero. Dai che andiamo, Grace, se no arriviamo tardi. Sì, andiamo, andiamo. Bene. Qui c'è l'altro box con l'altro cavallo e la scuderia per lezioni, i nostri cani e la zona Fantini, che questa qua è sorta molto più tardi. Ok,
Ah, non va raccontata la storia di una cavalla che davvero ha avuto una storia molto difficile anche lei. Ecco, parliamo di lei. Lei era la cavalla di una figlia del nostro vicino che però ebbe qualche problema e quindi dovettero vendere la cavalla. La cavalla stava per dare al macello e noi l'abbiamo salvata appena in tempo. Lei era una cavalla selvaggia e le nostre zebre, gli asinelli e tutti i nostri pony. Ora passiamo ai cavalli da tiro. Eccoli qua, come sempre fantastici. Loro sono i cavalli di mio nonno, che li usa per gli attacchi. Anche loro, però loro vengono utilizzati a sella. I frisoni, anche loro hanno avuto una storia un po' strana. Cioè, la cavalla frisona è stata abbandonata, picchiata, frustata, e noi siamo, meno male, siamo riusciti a salvarla appena in tempo, prima che la uccidessero i loro parecchi padroni. Andiamo avanti. Lui arriva da una fiera agricola, che è stavano per ammazzarlo anche lui, ma meno male siamo riusciti a salvarlo in tempo. Cavalli arabi. Lei, questa qua, è stata, ce l'hanno regalata allo sceicco arabo perché gli aveva curato un cavallo, in senso veterinari, e ci ha voluto regalare una delle sue cavalle più belle. Bene, andiamo avanti. Lei è una cavalla dolcissima, buonissima e viene utilizzata molto spesso per lezioni di equitazione per i ragazzi più grandi. Andiamo avanti. Ecco, questa cavalla ha avuto anche lei un passato molto turbolento, che, cioè, lei è stata venduta all'asta solo perché ha perso un campionato. Infatti stava per comprare un macellaio e noi siamo riusciti a prenderla prima di tempo. Bene, qui manca un cavallo. E qui passiamo agli ultimi cavalli. Perfetto. Ora vi porterò nello studio veterinario. Bene, eccoci nello studio veterinario. E questo qui è nato nel 2008. Come potete vedere tutta la loro attrezzatura, i due veterinari che stanno controllando i cavalli nel loro box. Troverete sicuramente un puledro che poverino si è fatto male a uno zoccolo e adesso era in clinica per essere operato. E uno stallone Nower che poverino ha fatto una colica, una brutta colica e adesso è sotto osservazione. Perfetto. Ora vi farò vedere il campo di cross country. Ecco qui il campo di cross country, potete vedere. C'è Rina che sta saltando col suo cavallo. Perfetto. Questo campo è sorto nel 2009, è un bellissimo campo, quanto pare per esercitarsi con ogni tipo di ostacolo, tra tronchi e recinzioni massi. Bene. Andiamo avanti e adesso vi presenterò il percorso di salto ostacoli. Ecco qui il percorso di salto ostacoli, dove quanto vediamo c'è Checker con Mario che si stanno allenando per il percorso di salto ostacoli, che sarà la gara qui la prossima settimana e quindi si stanno allenando apposta. Bene, perfetto. Adesso là potrete vedere Hidalgo con Tom che stanno andando a recuperare i nostri Mustang che sono scappati un'altra volta naturalmente, certo, come solito. Questi Mustang qui sono indomabili, nessuno ne riesce a domare, infatti ci fuggono sempre. Ora vi mostrerò il recinto dove si fanno lezioni e si può utilizzare come fago.
paddock e addestramento per cavalli. Ecco qua, che adesso c'è Ivan che sta preparando il percorso per la lezione di equitazione, il ragazzino che abbiamo incontrato prima. Bene, bene. La selleria e la fontana per abbeverare i cavalli, che davvero è molto molto bella. Questa me l'ha fatta, l'hanno fatta i miei zii, che fanno casette per presepi, infatti sono stati bravissimi, è davvero bella, fantastica. E anche tutta la scuderia, il legno, l'hanno fatta loro. Bene, io ringrazio tutti per aver visto il mio video, spero che questo video vi sia piaciuto e che Cavallina Cavalli Forever, questo video ti sia piaciuto e sia stato quello che volevi. Ciao!